Ciao a tutti ragazzi, io sono Eros, rasatura tradizionale. Oggi facciamo il secondo video della giornata con una bella sbarbata. Il nostro set è sempre lo stesso della pelata di precedenza video precedente, con il prebarba Noai, il sapone Branca la Santa, sapone da barba fatto in casa, con patchouli, vaniglia e fava tonka, è un 100 grammi circa. Poi utilizziamo il nostro ninse al agrumato limone, nostro proraso 83, decorato con avorio e colature nere, il nostro mano libera 6 ottavi. Quindi io adesso vado a mettere un po' d'acqua, poca, nel sapone per ammorbidirlo leggermente. Intanto che si ammorbidisce, faccio vedere la mascotte che mi fa sempre compagnia in questi video per il mio canale YouTube e per il mio gruppo Facebook quando faccio le live. Io adesso mi vado a sciacquare il viso e poi procediamo con il prebarba. Eccomi qui, di nuovo. Prendiamo, mettiamo giusto una goccia. Ok, lo massaggiamo bene. Miriamo un attimo le mani. Poi, nel frattempo, il sapone comunque è già abbastanza pronto. Andiamo a fare un bel prelievo. Perché qui in questo caso sono tre passate, ma comunque il sapone noi, io lo lascio sempre aperto per avere maggiore, diciamo, sicurezza nel caso dovesse servire, perché a volte può servire. Comunque l'eccesso lo sciacquo. Adesso inizio il montaggio. Profumazione veramente molto gradevole.
Vado ad aggiungere un po' d'acqua. Diciamo che comunque come sapone è stato veramente studiato bene, perché anche a livello di idratazione per quanto ne so io e per la mia esperienza non serve moltissima acqua. Rimane abbastanza idratato. Ok. Adesso ci andiamo a pulire il pizzetto. Andiamo a fare la forma delineata. Sembra di disegnare. Sembra di fare dei disegni. Bene, adesso procediamo con la prima passata nel verso del pelo. Tagliare taglia, ovviamente non c'è moltissimo da togliere perché 3 giorni di barba non è. Non sono questa grande peluria. Poi devo stare molto attento quando vado vicino ai baffi, quindi c'è da fare attenzione.
Io ovviamente lo faccio vedere, ma è scontato ormai che il rasoio taglia. Ovviamente il passaggio sotto l'acqua sarebbe da evitare, ma io non. Me ne frego. Una prima passata non c'è male. Io adesso mi vado a sciacquare e metterò il secondo strato per la seconda passata. Eccoci qui per la seconda passata. Andiamo di obliquo. Togliamo un attimo qua la parte di sapone dove mi devo appoggiare. Veramente comunque sto sapone è ottimo, bravo Mauro. Complimenti. Ovviamente io non ho però la manualità del nostro caro amico che ci ha dato questo sapone con il mano libera, lui è molto più bravo di me. Ma diciamo che grazie a lui ho imparato alcune tecniche anche come affilare. Essendo, diciamo, abbastanza novellino per quanto riguarda la filatura.
Adesso mi vado a sciacquare e facciamo la terza passata. Eccomi qui di nuovo per l'ultima passata di contropelo. Adesso passiamo alle guance. Altra guancia. Adesso mi sciacquo. Eccomi qui. Così mettiamo l'after. Comunque sbarbata veramente ottima. Sono contento di questo. È venuta veramente bene. Pelle liscia. Senza problemi. Adesso prendo una chicca, così la testiamo insieme. Arrivo, eh. Questo è un olio da barba casareccio,
che me lo sono creato io. E gli ho messo dentro rosmarino, salvia, menta e ovviamente, vabbè, l'olio d'oliva con una piccola parte di acqua. Ho dovuto diminuirla. E ho messo dentro anche 10 gocce di olio, cioè di alcol per dolci a 96 gradi. Ovviamente c'ha lo spruzzino, quindi noi lo spruzziamo un po' sulla mano. E lo scaldo così. Le spezie si sentono di brutto. E andiamo a massaggiarci la nostra barba. Ok. Adesso mi sciacquo un attimo le mani e andiamo ai saluti. Devo dire che come olio non c'è male. Se dovessi rifarlo più avanti, eviterei l'acqua e metterei solo l'olio, le spezie, lascerei macerare per 1 o 2 giorni e poi aggiungerei alla fine dell'alcol per dolci per dare un po' di, o comunque insieme, per dare un po' di sostanza, insomma, e per renderlo un po' più sicuro. Quindi, detto questo, il video si conclude qui. La sbarbata è stata effettuata. Molto soddisfatto. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, condividete, iscrivetevi al mio canale, al gruppo Facebook che lascerò in descrizione, la rasatura tradizionale che passione milanese calabrese, che metterò giù in descrizione. Poi metterò anche il link del canale YouTube del signore che ci ha donato di questo grandissimo sapone fatto in casa. Quindi il video si conclude qui, noi ci vediamo al prossimo video. Buone sbarbate, buone pedate a tutti. Ciao ragazzi!